Ciao ragazzi da Daniele, benvenuti su Motocicletta Team. Oggi vi voglio, visto che sto cambiando le gomme, voglio portare le mie impressioni, visto che ho fatto 15.000 chilometri con le Scorpion Rally STR sulla mia Africa Twin, le sto cambiando, sto mettendo le Anlass. Vi porterò anche una recensione su queste, se vi interessa. La recensione è assolutamente personale, cioè come mi sono trovato io dopo appunto 15.000 chilometri. Chi mi conosce, anzi, continuo a lavorare nel frattempo, chi mi conosce sa che le gomme me le porto dietro veramente per tantissimi chilometri, cioè le porto fino all'osso, faccio moltissimo fuoristrada anche con le gomme distrutte. Ho viaggiato, ho fatto dei passi asfaltati, ho fatto dei passi fuori strada, bosco e sabbia. Sto parlando ovviamente delle Pirelli Scorpion Rally STR. E tra l'altro le utilizzate anche sulla T7 World Ride, andate a cercarvi il video di quest'estate. Ma come mi sono trovato? O meglio, un secondo, adesso ci sarà un po' di rumore, un attimo. Allora, non posso parlare male di queste gomme, ma non a caso vengono montate come primo equipaggiamento su tantissime moto e poi vengono scelte per essere montate su altrettante moto. Chi se le rimonta, chi le prova. Quindi devo dire di non essermi trovato male, ma la giudico una gomma, si può dire, turistica a 360 gradi. Cosa intendo dire? Fa benissimo il suo lavoro in tutte le condizioni, in qualsiasi condizione, a livello, secondo me, turistico. Va bene per un uso divertente su asfalto, quindi con un bel ritmo, va bene per un uso più fuori stradistico, ma cosa devo dire? Devo dire che una volta che si inizia a spingere più del dovuto, allora inizia a sentirsi il difetto della gomma, ma non è un difetto. Ricordiamoci che, a parer mio, è una gomma turistica al 100%. Cosa serve alla moto turistica? Serve una gomma che gli permetta di affrontare qualsiasi tipo di percorso, da macinare chilometri di asfalto, magari in due, magari stracarichi con i bagagli su asfalto, fino ad arrivare, che ne so, in Grecia e farsi in Albania, non lo so, in Sardegna, in Puglia, qua da me, e farsi quei bei chilometri sullo sterrato e divertirsi, insomma, ad affrontare questi percorsi misti. Anche sul fango io non mi sono trovato male, ovviamente sul fango ne ho fatto un uso da solo, un utilizzo proprio enduristico, non mi sono trovato male, ma non posso dire che mi sono trovato bene, che è una gomma da fango, assolutamente no. Bisogna andare con cautela e magari sapere anche che cosa stiamo facendo, no? Con tanta tecnica ci divertiamo anche sul terreno non proprio consigliato per queste gomme. Quindi io le vedo bene a chi fa del mototurismo. È una bella gomma, è molto durevole. Ripeto, io ci ho fatto 15.000 km, ma 15.000 km impegnativi. Ho fatto tanti corsi, quindi fare tante prove, far vedere magari qualche manovra di sicurezza, le frenate, qualche tornante, insomma, dove è stato anche divertente fare qualche tornante un po' più brillante del solito, per fare qualche esempio. Stessa cosa in fuoristrada, far vedere vari esercizi, varie prove in fuoristrada e poi nel divertimento, negli allenamenti che facciamo col mio gruppo. Insomma, devo dire che la gomma
fa bene il suo lavoro, nulla da dire, mai pizzicata, forse l'ho forata una volta, vabbè, quello non c'entra nulla la gomma, non possiamo dare una colpa alla gomma, ovviamente. Allora, se vi interessa questo lavoraccio che sto facendo, vi lascio il link e per chi vuole imparare a cambiarsi le gomme, che secondo me è una cosa che bisogna imparare a fare, anche per chi ha le tubeless, però chi fa viaggio adventure, quindi rischia di tagliare la gomma, una camera d'aria da portare dietro ci vuole sempre, un paio di camere d'aria da portare ci vogliono sempre, i giusti attrezzi e in caso di taglio o di botta al cerchio tubeless che si piega la gomma si cambia. Non c'è bisogno di questo attrezzo, vi lascerò, anzi in realtà non l'ho ancora caricato, ma qualcuno di voi avrà visto qualche reel su Instagram che si può cambiare ovviamente la gomma utilizzando la stampella del cavalletto. Allora, quindi tornando alla gomma, bella gomma, bella gomma, mi è piaciuta, ottima aderenza anche dopo 15.000 km. Questo weekend abbiamo fatto un 150 km di giro in due, ma la gomma, avevo già queste qua da montare, ho detto vabbè, mi faccio l'ultimo giro con queste. La gomma risponde benissimo, veramente. E una cosa che ho notato, non cede di colpo. Immaginiamoci la curva con la moto abbastanza brillante in curva, ci avvisa, passatemi questo termine, la stiamo, la capiamo, perlomeno guidando l'Africa Twin. La sensazione, il feedback che mi hanno dato in base alla mia esperienza di guida e in base alla mia moto. Magari su un'altra moto, su un altro stile di guida e un'altra esperienza può dare altri feedback. I feedback delle gomme secondo me sono personali. Nessuno ti potrà mai dire metti quella gomma che è buona. O meglio, sì, lo dicono, ma in realtà va in base al feedback che abbiamo noi con quella gomma, in base al nostro stile di guida, il nostro peso, la nostra moto e tantissime altre sfaccettature. Quindi per quanto mi riguarda, per come guido io, per la mia esperienza e sulla mia Africa Twin, mi sono trovato bene. Mi sono piaciute? No. Personalmente voglio una gomma un po' più aggressiva come tassello, come queste Anlass che sto montando. Sto montando le Anlass Cabra X. E più aggressiva come tassello, non vado forte in fuoristrada, non vado forte su strada, non mi interessa farmi piegoni in fuoristrada, ma in realtà vi assicuro che con una buona tecnica si fanno i piegoni anche se non mi interessa farli, è un termine sbagliato, i miei allievi lo sanno cosa intendo, e anche con le gomme tassellate. E non mi è piaciuta perché? Non mi è piaciuta in fuoristrada semplicemente perché voglio una gomma più aggressiva, con dei tasselli più aggressivi. Non perché vada male, ovviamente va bene per un enduro tranquillo. Quando si inizia a forzare la mano cede, perché ha un design molto rotondo, molto confortevole, e quindi quando si inizia a forzare la mano cede. Penso che sia normale questa cosa. E quindi ragazzi, io proseguo a smontarmi queste gomme, anzi voglio iniziare dalla valvola con attenzione e non vedo l'ora di provare queste Anlass. Tra l'altro non so se voglio ringraziare Marco che mi ha veramente fornito queste gomme, grazie Marco, ecco sto riportando il feedback, grazie a Marco se mi stai ascoltando. Belle gomme, mi sono trovato bene, tanto fuori strada, tanti viaggi, tante gite in due, e le rimonterò? No, non perché non vanno bene, come dicevo prima,
preferisco una gomma un po' più aggressiva come tassello, perché mi piace di più il fuoristrada rispetto alla strada. In strada, chi mi conosce lo sa, vado piano e quindi mi piace essere più sicuri sul fuoristrada, ma è un'ottima gomma. Questa è la mia personalissima recensione. Fatemi qualche domanda sotto i commenti, forse il video è un po' breve, non lo so, spero vi sia piaciuta come recensione delle Pirelli STR, delle Scorpion STR. Fatemi qualche domanda, perché così vi rispondo. Fatemi, sicuramente ho tralasciato qualcosa. Consumo omogeneo, ottimo, ottima risposta dall'asfalto, ottimo feedback, come dicevo prima. Cos'altro posso dire? Sono toste da smontare, ma questo è un problema mio. Perché ovviamente, essendo tubeless, la carcassa è molto dura. Piccolo spoiler sulle Anlas: a memoria di quando ho montato queste, quindi quando erano fresche, le Anlas mi sono subito sembrate un po' più elastiche. Bisogna vedere poi quando invecchiano, ovviamente, ma mi sembrano più leggere queste Anlas. Andate a vedere sul sito, hanno un brevetto tutto loro per le gomme tubeless. Probabilmente sarà quello che le rende più sportive, più leggere. Ok, quella dietro l'ho già montata, ho già fatto tutto, ve la faccio vedere. Eccola qua, è una bella gommazza, proprio bella. E adesso mi finisco questa. Ragazzi, qua ci impiegherò una mezz'oretta finché non si stallona e niente, vado avanti, non mi dilungo. Tanto, se volete sapere come si cambiano le gomme, vi lascio il video e vi aspetto nei commenti. Cercherò di rispondere a tutti i vostri dubbi, perplessità su queste gomme. Non vedo l'ora di provare le Anlas. Al prossimo video. Ciao e gas brillante!